Alberto, siamo nel bel mezzo della Winter Night. Come sta andando? Ti sta divertendo? C'è una cornice di pubblico fantastica. Fai un tuo commento, diciamo, su come sta andando questa manifestazione. La Winter Night sta andando molto bene, siamo molto soddisfatti. Abbiamo appena iniziato la manifestazione e speriamo di continuare bene fino a tarda notte, ovvero fino alle 2 di notte, saltando e ballando in Piazza Uccelli. Perfetto, sei sempre istituzionale. Ti chiedo un attimo di lasciarti andare imitandomi Omar Fantini. Oh, no, no. Imitando Omar Fantini. Imitando Omar Fantini. Oh, no, no. Non lo so, mi cogli davvero impreparato. Prova, perché è un'imitazione che non saprei come tagliare. Fare. Ci hai detto che non ci credevi neanche te. Dai, confidati con noi, siamo solo 2-3 mila, non è che... Come stai trovando Clusone in questo appuntamento? Ma molto, molto bella, anche perché fortunatamente non piove. Quindi dopo tutta l'acqua che abbiamo preso nei giorni scorsi, devo dire che oggi è una giornata veramente splendida, un clima anche bello, sostenibile. C'è un sacco di affluenza, un sacco di gente, un sacco di, vedo anche di attrazioni, di attività. Ho visto il soccorso alpino, ho visto un sacco di vin brûlé in giro che a me piace molto, ho visto tanti bambini, quindi tante anche bancarelle per i bambini, quindi devo dire un'organizzazione eccellente, quindi tante cose belle. Ho apprezzo molto adesso che non fanno passare le macchine nel centro storico, perché prima... 30 anni fa c'era una grande puzza di scariche. Ecco, questo è un altro punto a favore. La montagna ci toglie un pochettino dal caos della città e serve tantissimo. Poi stasera qui c'è un clima pazzesco. Mi piace l'atmosfera, mi piace il clima di festa che c'è in questa serata. Se tutti ci si dà una mano e si rimbocca le maniche, alla fine il centro storico rivive, non chiude e soprattutto non si spopola. E davvero con l'apporto di tutti. Noi ci mettiamo tutta la nostra competenza, la nostra passione, e voi metteteci, non so, a voglia di divertirvi. Carino che il comune abbia organizzato questa manifestazione. È una bella manifestazione, sembra che la gente cominci a muoversi, speriamo nella serata. Un po' freddo, non fa freddo e... No, consigli non ne ho perché hanno fatto tutto bellissimo, complimenti glieli faccio perché ho visto tante cose carine, simpatiche, divertenti, è stato molto bello. Che diversità c'è tra un giorno normale e una Winter Night? Ma è molto carina, vedo che c'è anche parecchia gente in giro nonostante il freschino, meno male ci stiamo divertendo, la bambina soprattutto si sta divertendo. Bravi alla consulta dei giovani, bravissimi, perché si sbattono, ce la mettono tutta, stasera hanno organizzato una bella serata, da quando ci sono loro a Clusone una spinta in più l'andata, perché effettivamente dei giovani che abbiano delle buone idee ci stanno. E questa è la dimostrazione che comunque chi ha voglia, ha idee e ha passione, perché questa è passione, perché comunque lo fanno a gratis, comunque lo fanno solo perché gli piace vedere Clusone piena, come piace a noi, e infatti, cioè nel senso, è inizio serata, ma promette bene. Clusone è un po' andato giù, però sta riprendendo molto bene con questi ragazzi qui che stanno facendo questi... belle cose. È vero che abitiamo lontanissimo e quindi io che sono spesso a Milano è un casino tutti i giorni, avanti e indietro, però quando torno a casa mi piace tornare a Clusone, cioè quindi sono sempre in giro, vero, qua e là, e non ci sto tantissimo, infatti oggi che sono in giro tanti mi dicono sono 6 mesi che non ti vedo, è vero perché sono spesso via, però quando torno a casa mi piace tornare a Clusone perché comunque amo la mia città, amo Clusone, e quando riesco anche a lavorare a Clusone sono contentissima ovviamente. Mi sono innamorata di Clusone, non immaginavo fosse così bello. I problemi personali, adesso voi vivete a Clusone, quindi molti sono di Milano, per cui magari non sono mai stati nel nuovo ospedale di Bergamo, ma a Bergamo abbiamo un ospedale nuovo, bellissimo, comodo, tanto bellissimo perché appena entri nei parcheggi gli devi lasciare un rene per il parcheggio. Sono molto contento di essere qua, uno perché sono bergamasco, per cui due perché conosco bene Clusone, e tre perché sono stato chiamato dalla consulta dei giovani, e quindi in quanto adoratore dei giovani sono triplamente contento. Ecco, comicità e i giovani, secondo te è un connubio che ancora funziona o c'è qualcosa da migliorare? No, funziona, come, anzi c'è un sacco di giovani nuovi che sono bravissimi,
A livello espressivo è cambiato molto, nel senso che adesso va molto di più YouTube, Facebook come, diciamo, metodo di comunicazione, e sta magari un po' passando la TV in secondo piano, però ci sono un sacco di ragazzi che rendono. E come? Come si fa a far ridere i giovani? Questa è una domanda che ti voglio fare. Allora, il mainstream ti risponderebbe dicendo, facendo cose facili, basse, facili da capire, facili da comprendere. Per me invece no. Diciamo che bisogna entrare un po' nel loro mondo, cioè finché tu stai staccato dal loro mondo difficilmente riuscirai a farli divertire, a farli ridere. Bisogna riuscire a mettere un piede dentro quello che è il loro universo, che spesso insomma è digitale, è social, per cui per molti di generazioni un po' più grandi è anche più difficile entrarci. Mi butto giù, appena mi lancio allargo le braccia e le gambe, la pelle è molle, si allarga anche lei e io plano come una volpe volante. Sembra uno scoiattolo volante, presente, tipo Patrick de Gallardon. Che però io pensavo che a fare bungee jumping era anche io. Winter Night 2014. Oh sì, mi prendi un po' la sprovvista così. Winter Night 2014, esagerata. Strenu. Tutto quello che c'è. Viva il gatto. E la notte delle favole. Non lo so, non lo so. Denis, aiutami. La Winter Night di Clusone 2014 è... Mi chiedi una cosa così senza neanche preavviso. Sono mio, cosa dico? Bellissima. È bello. Serenità. No comment. È una bella festa. È freddo, compagnia e divertimento. È tanta roba, direi tanta roba. Tanta roba, tanta roba. Tanto divertimento. Divertimento e gioia per i bambini soprattutto. Winter Night, giovani, divertimento. Il centro storico di Clusone. Winter Night, che freddo. Winter Night, Winter Night come non mai. Una cosa bellissima. Una bella festa. Veramente uno slogan mai sentito, grazie. Se dovessi trovare un motto a Valseriana News, che è il portale online, che motto troveresti un comico come te? Valseriana News? Prima di tutto mi pagate, mi fate un bonifico se vi devo fare un motto. Ci penso, metto lì, lo scrivo, lo deposito in SIAE e poi sono fior di 1000 euro che mi dovete dare. Com'è che è? Valseriana News. Valseriana News, le news che arrivano prima perché sono in cima. Valseriana News, che grinta! Buon Natale a tutti, grazie, ciao bambini, buon Natale!